Buongiorno a tutti, solo poche aggiunte, perché la storia è stata ovviamente ampiamente descritta da tanti protagonisti, per il ruolo che svolge attualmente, anche per il carattere, come dire, comunicativo letterario del vostro sindaco, ma ha fatto anche puntualmente il sindaco, che ci ha raccontato, devo dire, anche con quale trepidazione la comunità sta condividendo un'iniziativa importante, ovviamente non risolutiva delle tante grandi questioni che non solo questa comunità ma questo territorio sicuramente ancora propongono a chi amministra oggi e a chi amministrerà domani, e con i quali i problemi si dovranno ovviamente confrontare, io spero, appassionatamente e quotidianamente. Saluto i tanti amministratori anche che hanno avuto responsabilità in precedenti stagioni, con i quali, come è stato comunicato con grande generosità da noi stessi, abbiamo provato sempre a mantenere rapporti e relazioni positive, virtuose, non solo su questo avvenimento ma anche su tante altre questioni che riguardano questa comunità e questo territorio, evitando anche di stancarvi anche con tante presenze e con tanti comizi, e facendo anche questo mestiere di affiancamento con delicatezza, anche con riservatezza per quanto mi riguarda, perché non ho usato tanti megafoni né a Pigianello né in altri territori, anche in passaggi importanti della vita delle amministrazioni, anche con bandi, con soluzioni, con investimenti certe volte consistenti che avrebbero potuto facilmente meritare palcoscenici più o meno luminosi per poterli presentare. Io ricavo soltanto due indicazioni importanti da questa giornata, e sono molto contento che viene rappresentato un progetto a parte dal management dell'azienda, a partire dal presidente Zoppas, ma sono contento che c'è qui con noi il presidente di Confindustria, che ha in qualche modo una responsabilità importante della rappresentanza delle imprese della nostra regione, ed è non solito che il presidente di Confindustria, nella storia che io conosco da Basilicata, sia così anche dedicato ad essere sul territorio, a interagire con territori e con amministrazioni. Io ricavo due sostanziali fatti positivi che in sintesi vi voglio trasferire. Il primo lo abbiamo sentito oggi, ma si è potuto anche registrare in comunicazione nazionale e anche in un confronto, mi consentite, con gli amministratori regionali del Veneto, che più volte si sono intrattenuti con me, sia il presidente di quella regione sia altri amministratori, non solo sulla qualità e sulla storia di questo gruppo industriale, ma anche su quello che il gruppo industriale raccontava dell'Italia. Segnala, o mi consentirete, non per cadere nella trappola della politica, che il Veneto è amministrato da un presidente della Lega, che io conosco molto bene, che è Zaia, e che quindi avrebbe potuto avere un'opinione della geografia dell'Italia un po' condizionata da una discussione pubblica che è abbastanza noto. Il sud, una tundra di questioni negative, certe volte una tundra di questioni malavitose, che viene facilmente ribaltata in una comunicazione non molte volte corrispondente alla realtà. E io registravo dal racconto dei miei colleghi amministratori veneti anche la sorpresa di come imprenditori di quella regione raccontavano aver avuto rapporti positivi, virtuosi, trasparenti, diligenti, mi sento di dire, con le amministrazioni regionali e con le amministrazioni locali di questa nostra regione. Quindi è sicuramente un dato molto positivo. L'immagine che un'industria, che un grande gruppo industriale può dare secondo un'esperienza concreta e non secondo una evocazione o elementi, diciamo, descrittivi frutti di un viaggio turistico, ma secondo una esperienza concreta, che è l'impatto
determinante, rischioso, che un investimento può in qualche modo determinare, perché quando si tratta di mettere soldi su un territorio, ovviamente potete capire che chi fa questo mestiere lo fa con molta preoccupazione, con la cura necessaria, e quindi registra immediatamente su un fatto concreto qual è la possibilità di questo suo sforzo, di questo suo rischio e anche di questa, noi speriamo, sua lungimiranza. E io penso che questo è un fatto molto positivo per Viggianello, per il Mercure, ed è sicuramente molto positivo per la Basilicata sapere che ci sono grandi gruppi industriali che arrivano qui e dicono di aver avuto un rapporto virtuoso con il territorio e con le amministrazioni. È molto di più di uno spot nelle migliori comunicazioni televisive che noi avremmo potuto allestire per chiedere di investire in Basilicata, perché Confindustria Veneto, Confindustria Basilicata, ma lo stesso imprenditore, lo avete sentito anche questa mattina, ci dicono che da queste parti le cose si possono fare e si possono fare anche bene. Il secondo ed ultimo elemento che io ricavo da questa iniziativa, che è molto ma molto importante, io l'ho vissuto per un'esperienza, mi consentiranno gli amministratori della San Benedetto di fare, non avendo diciamo responsabilità sul mercato delle acque nel nostro paese, lo faccio con un riferimento molto delicato. Quando la Coca-Cola decise di acquistare una grande azienda di imbottigliamento di acque nell'area del Vulture e fece uno straordinario investimento pubblicitario per quell'acquisto, Lilia, voi ricorderete, diciamo, fece uno straordinario investimento pubblicitario, voi ricorderete sicuramente uno spot che delicatamente, insomma, immagino che San Benedetto farà altrettanto e forse anche meglio, come nella tradizione lunga di questa grande e memorabile azienda italiana. Fece uno spot televisivo, al quale spot televisivo io partecipai anche nel momento in cui fu in qualche modo messo in onda questo spot televisivo, mise diciamo come protagonisti tantissimi ragazzi del Vulture, che voi ricorderete, ragazze anche meno giovani che fecero quella pubblicità, e pur non avendo avuto, e questa era un'indicazione che avevo chiesto, in maniera preponderante la parola Vulture nella indicazione, ma nacque piano piano la forza di quell'elemento, noi abbiamo ricevuto a tante fiere turistiche internazionali la domanda che veniva fatta da tanti buyers e da tanti operatori anche turistici, che era stata ricavata quella visione territoriale non già da una comunicazione turistica ma da una comunicazione imprenditoriale che era accompagnata a quel messaggio pubblicitario di quel prodotto. Io penso che può succedere altrettanto bene e forte in questo momento a Viggianello e nel grande brand che è quello del Pollino, che tutti quanti voi, a partire anche dal Presidente della Regione, sappiamo essere un brand potenzialmente potentissimo, sostanzialmente ancora non capace di determinare quegli effetti turistici e anche di itinerari importanti in termini di promozione che forse questo territorio merita. La Regione Basilicata, insieme agli amministratori locali, sta provando a fare tante altre cose: il grande attrattore di Senise, il Forno d'Aquila a San Costantino, le cose che si devono fare anche in questo territorio. Io penso che insieme all'occupazione, insieme all'investimento, insieme alla vita di queste imprese, sapere che ci saranno, diciamo, prodotti che porteranno nel mondo questa parola, io vi segnalo che questo elemento, non tanto facilmente ponderabile in termini economici, è un indotto potenziale di questa attività assolutamente rilevante. Quando si ha a che fare con attività imprenditoriali che sono attestate su risorse locali, voi capite che hanno anche un destino non delocalizzabile nei prossimi futuri decenni, noi speriamo. Io penso che, da quello che ho capito, da quello che so, questo primo step è uno step, diciamo, che sta già con un grande investimento in campo, che non dubito, non vuole fare l'imprenditore, che se avranno
le risposte che il mercato potrà dare alla bontà di questa, di quest'acqua che mi pare che vuole intercettare un segmento molto importante, che è soprattutto quello dell'infanzia e di una parte, diciamo, delle comunità che sicuramente ha bisogno di prodotti qualitativamente alti, come noi che stiamo da queste parti sapevamo essere sicuramente l'acqua di Viggianello. Quindi per queste ragioni, senza facili entusiasmi, senza clamorosi, diciamo, fatti e parole, con moderazione, anche con ponderazione e con l'equilibrio tipico del Lucano, che insomma non è uno che si entusiasma facilmente, non è uno che vuole sognare facilmente, siamo un popolo mediamente, voglio dire, gli imprenditori veneti, un popolo per molti aspetti anche simile alle province di quella regione, alle comunità di quella provincia, con i piedi per terra, siamo cauti e ponderati, possiamo dire sicuramente, condividendo le parole del vostro sindaco, è una buona giornata per Viggianello, è una buona giornata per il Pollino, ma è sicuramente una buona giornata per la Basilicata, e per questa ragione io vi inviterei, al di là del dibattito che pure si sviluppa, o al di là del solito, mi consentirete, benaltrismo che c'è nelle nostre discussioni, perché c'è sempre qualcuno che mi dirà che questo è un problema, è ben altro, diciamo, si poteva fare ben altro, sicuramente si potrebbe fare sempre ben altro, ma di tanto in tanto facciamo in modo che una buona notizia venga vissuta esattamente come merita. Questa è una buona notizia e io sono contento con i tanti che sono qui presenti a manifestare la mia gioia e anche la mia soddisfazione. Grazie.